Nella prima parte abbiamo parlato degli esercizi di Loyola e abbiamo visto come gli esercizi spirituali di Loyola vengano applicati oggi in molte forme e modi e costituiscano una contraffazione della fede. La fede è la sostanza delle cose per cui si spera. La prova di cose non viste. La fede è qualcosa che reputa per vera. La parola dice così, allora è così. La fede è fiducia totale. Gli esercizi spirituali sono partecipativi: si sperimentano, si provano emozioni, si sperimenta qualsiasi cosa si stia immaginando fino a che questa non diventi reale. In altre parole, la contraffazione della fede. Oggi, sfortunatamente, questo è penetrato in ogni aspetto della cristianità. Ed è un tema molto delicato perché ciò di cui stiamo parlando è molto in voga al momento. Ma non per questo motivo significa necessariamente che provenga da Dio. La riforma ha rifiutato gli esercizi spirituali come modo per trovare la propria relazione con Dio. E Lutero ha detto che la giustizia camminerà con la fede. Quindi camminiamo con la fede. Quindi come mettono in pratica gli esercizi spirituali? Ignazio Loyola dice che la prima cosa da fare è immaginare il luogo. Visualizzarlo. Deve diventare una realtà nella quale raggiungere quel punto in cui si riesce a comunicare. In un rapporto uno a uno. E ci sono diversi rituali da eseguire prima di avere questa esperienza spirituale. Le prime mega chiese che hanno messo in pratica questo. Sono le grosse chiese evangelizzatrici che si sono diffuse con le reti televisive. Robert Schuller. Qui abbiamo Paul Yong-Cho, a capo della più grande chiesa del mondo in Sud Corea. Ha scritto un libro intitolato La quarta dimensione. Robert Schuller dice quanto segue riguardo alla visualizzazione. Con queste parole, su questo libro dice. Ho scoperto la realtà di quella dimensione dinamica, la quarta dimensione, nella preghiera che deriva dalla visualizzazione. Non cercate di capirla, iniziate a goderne. È vera, funziona, io l'ho provata. Quindi, la visualizzazione è uno, anzi, è il primo dei metodi di questi esercizi spirituali di Loyola, ed è una forma di ipnosi. Lo psicologo Michael Yapko spiega, molte volte i terapisti non si rendono neanche conto di star praticando l'ipnosi. Fanno ciò che chiamano immaginazione guidata, che è la visualizzazione, o meditazione guidata, che sono tecniche ipnotiche di massa. Se vi serve l'ipnosi per attirare il vostro amato, allora siete in un bel guaio. Se non riuscite a farlo essendo voi stessi, allora scordatevelo. Qui abbiamo l'esplorazione delle esperienze intime, registro delle esperienze mistiche, le esperienze mistiche di Carl Jung. Ora associeremo la psicologia con la meditazione spirituale, la visualizzazione, con tutte queste tecniche, per sperimentare un fenomeno. Carl Jung stesso ha avuto delle esperienze mistiche. Psicologo svizzero e uno dei principali contributori della psicoterapia, Carl Jung ha coltivato l'abilità di avere visioni dall'immaginazione profonda. Alcuni etichetterebbero tali visioni come esperienze mistiche, mentre altri direbbero che sono più simili ad una sorta di pensieri creativi tipici degli artisti. C'è una conclusione qui. Oltre a tali esperienze, Jung ha avuto diverse visioni spontanee quando si stava riprendendo da un attacco di cuore a 69 anni. Tutte queste visioni sono descritte in modo dettagliato nel suo libro Memorie, Sogni, Riflessioni. Vorrei farvi vedere cosa è successo in seguito e come è andata a finire. Ne leggerò una. Viene dal registro delle esperienze mistiche. Registrazione di Jung di un'esperienza di immaginazione attiva. Jung usa una tecnica visuale che lo aiuta ad andare più in profondità nell'immaginazione attiva. Questa tecnica è una visualizzazione realistica di una discesa molto lunga. In questa esperienza immagina di scendere da circa 300 metri. Quindi va sempre più giù. Poi scopre un abisso cosmico. Qui vede qualcosa di simile a un cratere lunare ed ha la sensazione di essere nella terra dei morti. Accanto alla discesa ripida di una roccia vede due persone, un anziano ed una bella ragazza. Vorrei che notiate cosa sta vedendo, cosa sta visualizzando. Raccoglie tutto il suo coraggio e si avvicina. Ascolta attentamente ciò che dicono. L'anziano risulta essere la figura biblica di Elia e la ragazza Salomè. Che coppia strana. Una coppia molto strana. Elia? Che è stato assunto in cielo senza vedere la morte? Elia, il tipo dell'antitipico Elia della fine dei tempi. Salome, un tipo completamente diverso. Era la figlia di Erodiade. La ragazza che ballò davanti al re. Colei che chiese la testa di Giovanni Battista. Che tipologia interessante, ma ne parleremo nella prossima lezione. Qui c'è questa strana coppia. Uno per il bene e l'altra per il male. E cosa immagina? Che coppia strana pensa. Maelia dice a Jung che lui e Salome appartengono l'uno all'altra per l'eternità. Che cosa abbiamo qui? Lo yin e lo yang. La fusione panteistica del bene e del male. Che si appartengono l'uno all'altra per l'eternità. Insieme ai due ce n'è un terzo, un grosso serpente nero. Jung rimane accanto ad Elia e tiene le distanze da Salome. Penso che farei anch'io la stessa cosa. Si può perdere la testa nel processo, non si sa mai. Nel tempo, Jung ha una conversazione con Elia che alla fine si trasforma in un'altra figura, Filemone. Filemone insegna a Jung la natura della coscienza umana. Jung inizia a vedere quanto autonomamente possano agire le figure interiori. È il suo io interiore che sembra avere questa consapevolezza, non Jung. Di nuovo la figura interiore di Jung cambia, questa volta si trasforma nella nozione egiziana di spirito, Ka. Edizione vintage di Memorie, Sogni, Riflessioni. Questa è la fonte. Quindi, qui abbiamo una catastrofe totale. Bene, male, voci interiori, lo spirito dell'anima identificato come Ka, che fa parte della natura umana. Passiamo alla St. Louis University. Passione ignaziana. La sfida della croce nel ventunesimo secolo. Ora parliamo direttamente dei gesuiti. Passione ignaziana. Carl Jung e gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola. Presentatore: Anthony T. Moore, PhD. Assistente speciale del presidente, Georgetown University. Università gesuita. Affascinante. Che cosa hanno da dirsi uno psicoanalista del XXI secolo svizzero e un mistico spagnolo del XVI secolo? Si parla di Ignazio di Loyola e della psicologia junghiana. Il workshop è basato sulla premessa che Carl Jung fornisce una cornice psicologica unica compatibile per la comprensione delle dinamiche degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola. Qui c'è un matrimonio di convenienza. Si inizierà con una panoramica della struttura della psiche secondo Jung. La cornice junghiana verrà poi applicata agli esercizi spirituali. Alcuni dei temi trattati saranno l'immaginario archetipico nel racconto di Ignazio sulla sua conversione a Loyola, il discernimento degli spiriti e il movimento del sé verso la pienezza. Il principio, la fondazione e i desideri del sé autentico, la connessione dell'energia psichica inconscia e l'ascolto della chiamata del re, la pratica dell'immaginazione attiva di Jung e la contemplazione ignaziana. Questo è un culto alla sua chiamata, ma getta le basi della moderna spiritualità. È passato il momento in cui si cammina per fede e ci si affida al Signore perché così è scritto. È finita la base in cui si ha una relazione con Gesù Cristo. Ora bisogna sperimentarlo in modo tangibile, sentirlo fisicamente. Quindi non si tratta più di fede. Non è più sostanza di cose per cui si spera e prova di cose non viste perché diventa una realtà. Vediamo ora come la stessa contemplazione funziona al di fuori della chiesa. Secondo Marianna, un corso di miracoli è un programma di studio autodidatta. Questo è il sito di Oprah Winfrey di psicoterapia spirituale contenuto in tre libri. Non è una religione, ma piuttosto una base psicologica di allenamento per la mente, su temi spirituali universali. Quindi è presente lo stesso tipo di approccio, completamente al di fuori dell'ambito spirituale, e ci stiamo muovendo verso un ambito completamente diverso, il quale viene offerto con una portata secolare. Vediamo come procedono. Qui c'è una discussione. Il potere della meditazione con Oprah e Cheryl Richardson. Oprah e la Life Coach. Per favore, notate la terminologia. Persino la terminologia è la stessa. Coach. Qui c'è la stessa Cheryl Richardson e parlano dell'importanza della meditazione spiegando come iniziare a concentrarsi su se stessi. Ecco qui, Cheryl. Quindi non preoccupatevi se non succede nulla di miracoloso nei prossimi 5 minuti. Finché passerete 5 minuti di tempo con calma con voi stessi, starete già spostando l'orientamento all'interno, che è ciò che accade quando si chiudono gli occhi, e sarà già un successo. Sarete riusciti a fare qualcosa di molto molto importante. In realtà probabilmente una delle cose più importanti della vostra vita. Quindi farò una meditazione di soli 5 minuti con una visualizzazione guidata. Vedete la connessione? Vedete le cose in comune? Potreste voler poggiare le cose per terra intorno a voi. Mettetevi comodi. Sedetevi in modo da essere comodi. Questa è la base. È il primo passo verso l'ipnosi. Opra. Ora cominciate e sarete sorpresi dalla disciplina che deriva dal farlo regolarmente e da come la vostra vita inizierà a muoversi in modo diverso. Io lo chiamo concentrazione su me stessa. Interessante. Troviamo nel mondo secolare i mega media e milioni di persone che lo assorbono nel mondo spirituale e non spirituale. Andiamo verso un altro mondo, verso il mondo degli sportivi. Qui c'è la pagina ufficiale delle Olimpiadi, che sono appena avvenute. Le Olimpiadi di Pechino 2008. Un mondo, un sogno. Non è interessante? C'è così tanto da leggere tra le righe. Un mondo, un sogno. Questo è il mega movimento verso la concezione della mente unica. Diamo un'occhiata al Papa Nero Hans Kolvenbach, il generale dei Gesuiti, e vediamo che cosa hanno da dire. I gesuiti e lo sport. Sono coloro che si celano dietro agli sport professionistici. Il proprietario dei Pittsburgh Steelers nel 2000 è un cavaliere di Malta. Il proprietario dei Detroit Lions nel 2000 è un cavaliere di Malta. Tutti i grandi proprietari di questi club sono in gran parte cavalieri di Malta. Confondono la gente in questa bagarre di sport e giochi, mentre loro sono occupati a creare una tirannia. Beh, questa è la citazione di un autore su ciò che fanno nel mondo dello sport. Sono i maestri della visualizzazione, da cui provengono i loro esercizi spirituali e la usano nello sport. La visualizzazione è la psicologia dello sport. Potete controllare tutto questo quando volete. Allenamento della mente per il triathlon. Qualsiasi cosa la mente possa concepire e credere la può raggiungere. Questa è la base del pensiero positivo. Vi manca la fiducia? Vi manca questo o quest'altro? Vi mostro come fare. La componente essenziale della visualizzazione. La visualizzazione è il metodo migliore per programmare se stessi verso il successo attraverso la potente mente subconscia, la chiave per tutti gli sport. È la semplice azione di immaginarsi mentalmente con regolarità, di competere al massimo delle possibilità. Dicono che sia persino più importante dell'allenamento. Vi sedete, vi rilassate, immaginate di correre nella vostra mente e vincete. Il potere del pensiero positivo. Il problema è che se tutti cominciassero a fare in questo modo, chi vincerebbe? È solo un pensiero, non importa. Quindi il subconscio ha la funzione di moltiplicatore. La visualizzazione effettiva è la risposta al superamento dei problemi di gran parte dei triatleti e permette di raggiungere il successivo livello di miglioramento. Le ragioni principali per cui la registrazione della visualizzazione quotidiana risulta essere così efficace sono vi danno una registrazione da ascoltare. Rilassamento automatico. Ascoltate bene le parole. La registrazione ipnotica vi pone in uno stato di rilassamento semplice e automatico. Perfetto per la visualizzazione. La visualizzazione vi rende ogni giorno più forti. La registrazione è stata progettata per diventare sempre più forte e efficace ogni giorno che passa. Funziona persino mentre dormite. Ora pensate alla relazione con Gesù Cristo e Gesù paragonato alla relazione con vostra moglie. In una situazione tra marito e moglie, quindi se desidero avere una buona relazione con mia moglie, prendo il pendolino, accendo la musica e inizio. Uh, mentre gli occhi fanno così, diventando pazza. È patetico. È patetico. Guardiamone un altro. Siete un nuotatore migliore di quanto mostrano i vostri risultati? allenamento della mente per nuotatori. E chi sono gli allenatori? Craig Townsend, diploma di ipnosi clinica, direttore. Molte tecniche come la visualizzazione dovevano essere modificate su misura e concentrate sui nuotatori, altrimenti non funzionavano. È la scelta operata da molti allenatori importanti e da nuotatori in tutto il mondo e anche da molti programmi di nuoto competitivo delle università americane. Eccone un altro. Entrate nella zona e rimaneteci. Chi sono questi allenatori? Psicoterapista? Ipnoterapista? Autore? Conferenziere? Poi viene citato il suo nome. Uno psicoterapista con 24 anni di esperienza. Ha diversi anni di esperienza nella psicologia dello sport e ha esercitato come allenatore di migliaia di golfisti, giocatori di tennis, giocatori di basket esperti di arti marziali, tiratori, difensori. Tutti i giocatori che tirano, vanno tutti da lui per avere questa confusione. La potenza della visualizzazione, eccone un altro. Biografia dell'autore. È un educatore esperto in allenamento mentale per raggiungere le massime performance. Psicologo che ha lavorato con atleti olimpici e con la squadra del Canada. Realtà e oltre l'ipnosi. Cominciate a farvi un'idea? Il potere della visualizzazione. La visualizzazione ha aiutato milioni di persone a raggiungere i loro obiettivi. Quindi avete bisogno della visualizzazione per raggiungere i vostri obiettivi sul piano spirituale? Parliamo adesso della New Age. New Age, Ascended Masters Research Center, spunti degli insegnamenti degli Ascended Masters, vera visualizzazione. Un estratto dai discorsi Io sono. Dove siamo arrivati? Ci visualizziamo a tal punto da essere Dio. La vera visualizzazione è l'attributo di Dio e il suo potere di visione che agisce nella mente degli uomini. Quando qualcuno immagina consciamente un desiderio nella mente che desidera si realizzi, sta usando uno dei mezzi più potenti per renderlo un'esperienza visibile e tangibile. Sono Dio, posso farlo. Io ho il potere. Questo è il linguaggio del serpente. Dave Hunt ha detto nell'invasione occulta, l'occultismo ha sempre coinvolto tre tecniche per cambiare e creare la realtà. Il pensiero, la parola e la visualizzazione. È chiaro che questa non è una tecnica usata solo in ambito religioso. È una tecnica che si usa in un'ampia gamma di attività umane. Ora torniamo a Robert Schuller. Dice, non sapete che potere avete dentro di voi. Potete trasformare il mondo in qualsiasi cosa scegliate. Sì, potete trasformare il mondo in ciò che volete che sia. Questa è la religione del potere. La vera religione è la magnificazione di Gesù. Lui deve diventare di più e io di meno. È importante ricordare che la meditazione in ogni forma è il controllo, con mezzi umani, delle leggi divine di Dio. Siamo dotati di molti grandi poteri e forze che ancora non capiamo appieno. I mantra più efficaci impiegano il suono M. Mm". Si può sentire la sensazione ripetendo le parole I am, I am, io sono in inglese, molte volte. Non è una blasfemia dire che io sono. Entrare nella mentalità potente della meditazione. Dice, ricavare energia dai centri sacri della solitudine, della serenità e del silenzio. Il silenzio sacro. Trovarsi vivi nel giardino della preghiera chiamata meditazione, il quale è il vostro posticino privato. Sì, i seguaci della New Age si sono appropriati della meditazione. Ehi hey, cristiani, ascoltatemi, non abbandoniamo il glorioso dono della meditazione datoci da Dio lasciandolo a coloro che sono al di fuori della fede. Quindi usano questo strumento ipnotico, ma nessuna forma di ipnosi proviene da Dio. Perché? Perché Dio non ha mai voluto che una mente fosse sottomessa a un'altra. In nessun caso. Siete persone libere, responsabili davanti a Dio e a nessun altro. La vera meditazione è sempre basata sulla parola. Salmi 119, 148. I miei occhi anticipano le vigilie della notte per meditare nella tua parola. Contemplate la parola. Non visualizzatela per poi fare tutto ciò che è necessario per farla accadere. Mi ricordo di te sul mio letto, penso a te nelle veglie della notte. Mediterò su tutte le tue opere e considererò le tue gesta. Questo significa vivere la parola, credere nella parola e parlare della bontà di Dio. La parola meditazione, siach, radice primitiva, ponderare, cioè conversare, mormorare, comunicare, lamentarsi, dichiarare, meditare, riflettere, pregare, dire, parlare, quando la Bibbia usa questa parola vuol dire che dobbiamo parlare con Dio. È vostro amico. Non fate uh, parlate. Parlate come ad un amico. Il pastore Steve Mitchell, Garden City, Grace Brethren Church, cita Schuller dicendo: Il segreto del convincere persone fuori dalla Chiesa a entrare a farne parte è davvero molto semplice. Scoprite che cosa farebbe impressione a coloro che non vanno in Chiesa nella vostra comunità e poi dategliela. Wow! Ciò che serve, fatelo. Ha preso il punto da Norman Vincent Peale e ha iniziato un approccio al ministero abolendo la predicazione espositiva centrata sulla parola di Dio che viene dunque rimpiazzata e ha deciso di affrontare quello che sentiva essere i bisogni psicologici e emotivi della gente. Non c'è bisogno di andare in chiesa per questo. Potete connettervi con Oprah Winfrey per questo. Non dovete andare in chiesa. Potete farlo a casa. Questo approccio ha spostato l'attenzione da Dio all'uomo e alla fine ha dato vita a gran parte di ciò che vediamo oggi in termini di strategia pragmatica o del fare qualsiasi cosa per attirare la gente, indipendentemente dal fatto che i metodi siano contemplati nella Bibbia oppure no. Giusto, stiamo andando verso una religione incentrata sull'uomo. Schuller insegna palesemente che il problema è che la Chiesa ha avuto una teologia centrata su Dio per secoli, mentre aveva bisogno di una centrata sull'uomo. Self-esteem, the new reformation. Pagina 115 Quindi dobbiamo allontanarci da una religione centrata su Dio? Per andare verso una religione centrata sull'uomo? E la mia domanda è, da dove ha preso questa idea? Lo ha inventato? Malachi Martin, Keys of this Blood, Cattolico romano, professore del Vaticano. Alla conclusione del Concilio Vaticano II, Papa Paolo VI disse ai vescovi che. La loro Chiesa aveva scelto un uomo, di servire un uomo, di aiutarlo a costruire la sua casa sulla terra. Un uomo con le sue idee e i suoi obiettivi, un uomo con le sue speranze e paure, un uomo nelle difficoltà e sofferenze. Questo era il centro degli interessi della Chiesa, disse il pontefice ai suoi vescovi. Quindi da dove ha preso questa idea? L'ha presa dal suo mentore cattolico romano, il Papa. Ecco da dove l'ha presa. Questa è una nuova teologia per far riunire tutto il mondo in un'enorme cisterna. Scrive Robert Schuller, l'autostima o l'orgoglio di essere un uomo è il più grande bisogno che affronta la razza umana oggi. Suggerisco fermamente che l'amore per se stessi sia il volere ultimo dell'uomo. Mamma mia, che ciò che voglia più di ogni altra cosa nel mondo... Sia la consapevolezza di essere una persona degna. Non temete l'orgoglio. Il lavoro più semplice che ha Dio è di umiliarci. Il compito quasi impossibile di Dio è di continuare a farci credere ogni momento di ogni giorno quanto siamo grandi come i suoi figli e figlie sul pianeta Terra. Dobbiamo cambiare gli inni, d'ora in poi dovremo cantare: Quanto siamo grandi! Quanto siamo grandi! Non è terribile? Cosa dice Timoteo? Seconda Timoteo 3:15. Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi. Conoscete i versetti, non ho bisogno di leggerveli. L'amore per se stessi è qualcosa che la Chiesa condanna. Tutto il senso della cristianità sta nello svuotarsi e donarsi agli altri. Non centrare tutto su se stessi. E immaginare l'esperienza di quanto siamo grandi. Questo autore dice: Osservando Cristo, cambierete fino a che odierete il vostro orgoglio precedente, la vostra vecchia vanità e autostima. Qui abbiamo due Vangeli contrapposti: la vostra autogiustizia e incredulità. Getterete via tutti questi peccati come fardelli senza valore e camminerete umilmente, con mitezza e fiducia davanti a Dio. Praticherete l'amore, la pazienza, la gentilezza, la bontà e la pietà e ogni grazia che abita nel Figlio di Dio e alla fine troverete posto tra i santi santificati. Le due religioni sono diametralmente opposte l'una all'altra, la visione biblica e quella moderna. È attraverso la via dell'autostima e autosufficienza che Satana cercherà di adescare il popolo di Dio. Wow, penso che questa persona abbia scritto queste cose 120 anni fa. Attraverso la via dell'autostima Satana cercherà di adescare l'uomo. Sposteremo l'attenzione dalle immagini di umiltà? A quella di potere. Che rapporto c'è tra Schuller e Roma? Schuller ha simpatizzato col cattolicesimo nel passato. Nel 1972 Schuller ha invitato il vescovo cattolico Fulton J. Sheen. Quell'uomo aveva cose interessanti da dire sugli eventi della fine dei tempi. Interessante, diceva: Siamo arrivati alla fine. Ci saranno due fazioni che si opporranno al suo pulpito e si è unito ai vescovi cattolici nella messa per l'annuale ora di Maria. Quindi è questa l'esperienza. Schuller disse, è ora che i protestanti vadano al loro pastore, al Papa, e dicano, che cosa dobbiamo fare per tornare a casa? Quando Schuller stava pianificando la costruzione della Crystal Cathedral, fece un viaggio speciale a Roma per chiedere la benedizione del Papa. Quindi se ha ricevuto la sua benedizione, perché non anche la sua teologia? La teologia del Concilio Vaticano II. E chi erano i più importanti del Concilio Vaticano II? I gesuiti. Nel 1985, la Polish National Catholic Evangelization Association e la Tyndale House Publishers pubblicarono insieme What Christians Can Learn from One Another About Evangelizing Adults, che conteneva un capitolo di Billy Graham. Il libro incita ad una maggiore cooperazione tra protestanti e cattolici nel cosiddetto evangelismo e include anche articoli del cardinale Joseph Bernardin, Robert Schuller, Bill Bright, Jack Wirsing e altri. È così che funziona. E poi vengono detti quelle mega frasi mi piacciono queste frasi, sono molto interessanti. Sogno qualcosa di totalmente impossibile: che credenti in Dio, che pensano positivo, vadano oltre le illusioni che le nostre religioni settarie hanno imposto al mondo, e che i capi delle principali fedi vadano oltre le idiosincrasie dottrinali, scegliendo di non focalizzarsi sui disaccordi, ma piuttosto di trascendere i dogmi che dividono per lavorare insieme e portare pace, prosperità e speranza nel mondo. Se le dottrine vengono eliminate. Rimangono le liturgie. Nessuna dottrina, liturgia. Nessuna dottrina, nessuna metodologia, nessuna strada verso Gesù, rimpiazzata da una strada verso se stessi. Questa è la teologia moderna. D'accordo. Preparazioni. Andiamo a livello successivo. Willow Creek, generare figli. Sia Bill Hybels che i leader Saddleback sono stati formati da Schuller. E a che cosa portano questi esercizi spirituali? Queste erano le mega chiese. Andiamo oltre e vediamo un po' di storia. Guardiamo le parole chiave. Comprendere la nuova terminologia. Questa è la visualizzazione. Questa è la terminologia di Willow Creek. Visualizzazione, formazione, mentori, allenatori, direzione spirituale. Abbiamo parlato di questo in una sera precedente. Consenso, ecumenismo, movimenti sismici, comunità interspirituale, il cambiamento del volto dell'adorazione, arginare il problema. Quando sentite queste parole allontanatevene. Che cosa viene insegnato a Willow Creek? Il promotore di meditazioni Carlo Wyatt Kent scrive positivamente al riguardo delle comunità monastiche. Affascinante quello che dice Ignazio di Loyola nei suoi esercizi spirituali. Lodate le istituzioni monastiche. Stiamo tornando indietro al monachesimo? Martin Lutero ha scritto nel suo articolo che questo è il peggior male che si può trovare sulla terra. Il peggior male. Quando il re Enrico VIII, che non era un buon uomo, disse: Sistemate questo disordine. Quello che trovarono nel sistema monastico non può essere descritto. Sistema malvagio. Beh, continuiamo. È affascinante. Chiesa emergente. Rediscovering the spiritual formation. Tutte queste parole ricorrenti. Kent identifica Scott McKnight come parte di questo movimento mistico. McKnight riconosce il collegamento cattolico con le pratiche contemplative e Kent cita nel suo articolo anche il prete cattolico Richard Rohr. Dobbiamo sapere con che cosa abbiamo a che fare. Richard Rohr, che è nella stessa situazione di qualcuno come Matthew Fox che parla di cose come l'arrivo della risurrezione cosmica e si trova nella stessa situazione di Taylor de Chardin, il gesuita, con tutte queste persone. E poi non ha nessun problema con il prete gesuita Paul Coutinho, che chiede quanto è grande il tuo Dio. Questo è Willow Creek. Diamo un'occhiata a queste parole. Chi siete? Richard Rohr, chi sei? Questo viene da un sito cattolico romano, ovviamente è un prete cattolico romano. Bonghi, danzatori e Dio padre madre. La messa di Richard Rohr alla Los Angeles Religious Education Congress. Rohr cambiò alcune delle preghiere della liturgia eucaristica. Aprendo la prefazione, pregò Padre e madre Dio. Prima della consacrazione dell'ostia, disse bla bla bla. In seguito alla consacrazione, Rohr disse che il sangue di Cristo sarà versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Nella preghiera per i defunti, si riferì a loro come soprattutto per i cari che sono già col Signore. Qui abbiamo la dottrina cattolica romana, un gesuita romano cattolico formato come individuo che aderisce ai valori spirituali di Willow Creek. E poi ci sono istituzioni ben reputate che mandano migliaia di persone per istruzione e formazione così che possano dare una direzione spirituale nella Chiesa. E in tutto il mondo stanno spuntando direttori spirituali che formano le persone in tutte le Chiese del mondo sul come obbedire al proprio direttore spirituale per inde ac cadaver, come cadaveri. Roar introdusse il Padre Nostro dicendo: E ora, sapendo che siamo una cosa sola e non tanti, anche se veniamo da posti diversi e abbiamo razze diverse, condividiamo tutti lo stesso Dio Padre e Madre. Scusi, non ho un Dio Padre e Madre e non so con chi state condividendo il vostro, ma di sicuro non con me. Qui c'è il giornale: Willow Creek Magazine, numero 4, 2007. Riscoprire la formazione spirituale. Dalle comunità monastiche alla Chiesa emergente, la formazione spirituale continua a muoversi e cambia un'intera generazione di cristiani. Quindi dobbiamo cambiare e dobbiamo sperimentare questa formazione spirituale. Trent'anni fa gran parte degli evangelici non aveva mai sentito il termine formazione spirituale. Oggi è soggetto di conferenze cattoliche, ritiri, persino enfatizza in innumerevoli programmi di seminario. Scott McKnight, studioso del Nuovo Testamento, autore e professore di studi religiosi alla North Park University di Chicago, dice persino che l'accettazione del termine formazione spirituale rappresenta un cambiamento di pensiero, soprattutto tra gli evangelici. Il best seller di Richard Foster del 1978, Celebration of Discipline. Chi sono queste persone? Sono persone che credono in questo Cristo cosmico, in questa entità chiamata New Age, che alla fine fonderà tutto in qualcosa di indefinito. E poi racconta come lo faremo: reintroducono gli evangelici alle discipline spirituali classiche. Per favore, notate le parole, reintrodurre nelle discipline spirituali classiche: e che cosa sono? Solitudine. Chi passa del tempo da solo? I monaci, i quali devono fare i loro esercizi spirituali con Satana. Il silenzio. Il digiuno. Un approccio più contemplativo alle scritture e alla preghiera. Quindi ora stanno contemplando un processo, stanno visualizzando. A proposito, chi pratica queste cose? Chi le insegna? Ignazio di Loyola. È una strategia gesuita per sostituire la fede con questo materiale. Tali discipline spirituali sono parte della tradizione cattolica da lungo tempo. Questo viene dalla pagina web di chi? Willow Creek. Tali discipline spirituali sono parte della tradizione cattolica da lungo tempo, anche se spesso sono state praticate fondamentalmente tra le mura della comunità monastica. Foster e Willard le hanno portate nella comunità evangelica, anche se ci è voluto del tempo prima che la chiesa principale e le evangeliche le accogliessero. Fantastico, stiamo tornando a quello che Martin Lutero ha condannato come una tremenda caricatura della giustizia. I monaci arrivavano tutti dalla lavorazione del legno, i matrimoni diventarono normali. C'è bisogno di avere una moglie per essere normali, signori. Scusatemi, non saranno queste persone a tornare indietro al monachesimo. Alla fine, queste cose sono diventate accettabili e persino istituzionalizzate. Gli evangelici iniziarono a pensare ad alta voce su queste cose. Gran parte di questo è accaduto negli ultimi cinque anni, sostiene eccetera eccetera, che prima guidava il ministero di formazione spirituale della chiesa della comunità di Willow Creek. Quindi quello che sta succedendo in questa istituzione è che gli esercizi spirituali di Loyola vengono imposti a una nuova generazione di pastori e mentori, formatori e consiglieri spirituali. Poi questo viene portato nella Chiesa cristiana per regredire infine al cattolicesimo. Il mentoring è diventato di tendenza. McKnight vede una tendenza verso un'ampia accettazione e uso di direttori spirituali che in passato erano in gran parte di tradizione cattolica. Il mentoring veniva svolto in maniera informale nel processo di discepolato negli anni passati, ma ora è molto più consapevole e intenzionale, nota. Libri come The Art of Spiritual Listening di Alice Freiling e Holy Listening The Art of Spiritual Direction di Margaret Günther. Ho bisogno che qualcuno mi dica come gestire le relazioni e in cosa credere. Che altro dicono? Le cose stanno cambiando. Abbiamo bisogno di scosse sismiche, riscoperta della formazione spirituale, arginare la marea, il volto che cambia delle adorazioni, cambiamenti nella mentalità missionaria. Cambia o muori. È impressionante. Stiamo andando incontro ad un grande cambiamento. La fiducia finale per cambiare tutta la cristianità in ciò che era un cattolicesimo mistico ed occulto. Qui scrivono scosse sismiche. I venti del cambiamento stanno soffiando. Capi e intere congregazioni stanno facendo la scelta di provare qualcosa di nuovo. Stanno guardando il mondo, la cultura, le norme e le tendenze e osano cogliere un'opportunità, affrontare un rischio, trovare un'altra strada. Questi portatori di pace non stanno compromettendo gli insegnamenti della Bibbia, li stanno accogliendo in modo da raggiungere una nuova generazione. Che inganno! Questi pionieri coraggiosi non stanno scappando dalla storica fede cristiana e dal Vangelo di Gesù stanno scoprendo modi innovativi e consacrati dallo Spirito per fare in modo che il messaggio si colleghi alle generazioni emergenti. Questa generazione è pronta per capirlo? Una nuova schiera di leader sta nascendo e capiscono che le forme, gli stili e le strutture che sono servite alla Chiesa in passato non sono sacre o sacrosante. Via tutto, abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo. Scosse sismiche, scuotere le cose. E poi parla di questa donna e di come si dovette abituare alla nuova musica e a un nuovo stile. E alla fine ciò che si ottiene è la musica mantra che viene suonata nelle chiese. Cambia o muori. È davvero così semplice. Se la chiesa locale si rifiuta di cambiare, muore. E questa triste realtà viene sperimentata in tutto il mondo. Quindi tutti stanno saltando su questo treno. Ho una notizia per voi. Predicate la verità e la chiesa sarà piena. Va bene? Quindi abbiamo tutti gli elementi degli esercizi spirituali di Loyola e tutti i nomi associati con la teologia dei gesuiti, associati con Willow Creek. E tantissime persone scelgono questa formazione. Facciamo un passo in avanti. Stiamo andando in progressione. Questi sono gli ultimi eventi nella storia del mondo. Siamo ad un passo di distanza dal cielo. Rick Warren è uno stratega globale, un teologo, un pastore e un filantropo. I media l'hanno spesso chiamato il leader spirituale più influente d'America e il pastore d'America. Come stratega globale, dottor Warren consiglia i leader nei settori pubblico, privato e della fede, sullo sviluppo della leadership, sulla povertà, sulla salute, sull'istruzione e sulla fede nella cultura. È stato invitato a parlare alle Nazioni Unite, al World Economic Forum. All'Unione Africana, al Consiglio sugli affari internazionali, alla Kennedy School of Government di Harvard, al Global Health Summit di Time. È un uomo importante. Dove ha ricevuto la sua formazione? Anche lui da Robert Schuller. Warren dice: Come membro del Consiglio sugli affari internazionali e della Oxford Analytica, dovrei saperne quanto voi sul Medio Oriente, rispondendo a qualche accusa di non sapere cosa stava accadendo. Questo è stato preso dal World Net Daily quindi in un momento in cui si deve difendere dice di essere un membro del consiglio sugli affari internazionali interessante e un membro di Oxford Analytica dove tutti questi professori di Oxford si intrattengono amichevolmente e tra cui vi sono anche coloro che non credono nemmeno che Dio esista no no no, mi correggo che quasi sicuramente non esiste Oxford Analytica, che cos'è? Oxford Analytica è una società internazionale di consulenza indipendente che riunisce una rete di mille membri di facoltà senior di Oxford. E questi sono i gruppi interni di Oxford. Ora guardiamo alcune delle sue affermazioni. È mia ferma convinzione che chiunque possa essere convinto da Cristo se si scopre la chiave per il suo cuore. Potrebbe essere necessario del tempo per identificarlo, ma il metodo più efficace con cui iniziare sono i bisogni sentiti dalle persone. Andiamo a soddisfare i bisogni e poi iniziamo da lì. Dio non ci chiede il nostro passato religioso o le visioni dottrinali. L'unica cosa che importa è. E se accettate ciò che Dio ha fatto per voi e se avete imparato ad amarlo e a fidarvi di Lui, non importa ciò in cui credete. Non importano le vostre visioni dottrinali. Quindi se Egli dice «Se mi amate, osservate i miei comandamenti» e questa è parte della dottrina, prf, chi se ne importa? L'ultima cosa di cui molti credenti hanno bisogno oggi è di studiare ancora la Bibbia. Sanno molto più di ciò che mettono in pratica. L'avete notato? Avete visto quel video in cui si intervistano persone in Germania, dove uno dice: Sono protestante, ma non ho mai letto la Bibbia. E l'altra persona dice: La Bibbia non è qualcosa che si legge, è qualcosa che si possiede. Sanno già molto più di ciò di cui hanno bisogno. Non hanno bisogno della Bibbia, di studiarla. No! Chi se ne importa dello studio della Bibbia? Warren difende la preghiera del respiro. Molti cristiani usano le preghiere del respiro durante la giornata. Si sceglie una breve frase o un semplice verso che può essere ripetuto a Gesù in un respiro. Quindi ora entriamo nei mantra. Ci leghiamo ai musulmani con i loro rosari e ai cattolici romani con i loro rosari. Riducendo la conoscenza di tutta l'Ave Maria a un piccolo mantra respirato. Un tipico mantra consiste nell'inspirare dicendo Yahweh, Shalom, Yahweh, Shalom, Yahweh, Shalom. Che idiozia! Fino a che non siete così ipnotizzati che gli occhi ruotano in cerchio e riuscite a vedere tutto ciò che volete vedere con la vostra immaginazione. Questa è la preghiera del respiro. Che cosa grandiosa. Se volete che Gesù torni prima, concentratevi nel portare a compimento la sua missione, non a immaginare le sue profezie. Quindi dobbiamo dimenticarci della Bibbia, dimenticarci delle profezie, praticare le preghiere del respiro. La formazione spirituale aveva un messaggio vitale per la Chiesa e ha dato al corpo di Cristo una chiamata di risveglio. Wow, quindi sostiene anche la formazione spirituale. Lansweet, pastore Saddleback, scrive sulla preghiera contemplativa, visualizzazione, nel suo articolo intitolato Enjoying God's Presence in Solitude. Questi sono gli esercizi spirituali di Loyola, ovvero la teologia controriformista dei gesuiti si è impossessata della Chiesa protestante. Siamo stati progettati per goderci la presenza di Dio, ma è più facile dirlo che farlo. Nell'articolo, Witt usa Thomas Merton come esempio di qualcuno che conosceva bene la solitudine. Ma la solitudine di Merton era collegata alle sue simpatie buddiste. Affascinante! Witt conclude l'articolo con: L'obiettivo della solitudine non è tanto il distaccamento dal mio mondo pazzo, ma cambiare frequenze in modo da poter ascoltare il padre. Ah, quindi ho bisogno di questo contatto diretto. Non voglio camminare verso Dio con la fede. Se mi ha detto mi occuperò di te, allora si preoccuperà lui di me. No, voglio sentirlo, voglio sentire la sua voce. Ciao figlio mio, mi senti? Meglio sintonizzare bene il telefono. Questa non è fede, non è più fede, e se non è fede allora è peccato, secondo la Bibbia. Rick Warren ha promosso un libro chiamato Sacred Pathways di Gary Thomas. Nella nuova edizione di Ray Jungen di A Time of Departing, Jungen cita Warren che parla del libro di Thomas. Gary ha parlato dei Saddleback e stima molto il suo lavoro. Dice loro come possono sfruttare al meglio i loro viaggi spirituali. Pone enfasi sugli esercizi spirituali pratici. Vedete la terminologia qui? Affascinante. È particolarmente difficile descrivere questo tipo di preghiera a parole perché viene insegnata meglio di persona. In generale, tuttavia, la catalizzazione della preghiera funziona così. Scegliete una parola, Gesù o Padre, per esempio, come centro della preghiera contemplativa. Ripetete silenziosamente la parola nella mente per un certo numero di volte, diciamo per 20 minuti, lavaggio del cervello, fino a che il vostro cuore sembra che ripeta la parola da solo, proprio in modo naturale e involontario, come il respiro. Ripetere questa cosa ancora e ancora. Ascoltate questa terminologia New Age: è Rick Warren che parla. È un'epoca che richiede una grande quantità di leader che cambiano che si impegnino a creare una sinergia di energia nel cerchio di influenza così che si possano raggiungere nuovi livelli di successo sociale, economico, organizzativo e spirituale. Tuttavia non abbiamo formato i leader di cui abbiamo bisogno per questo nobile compito. Per raggiungere tali apici avremo bisogno di scoperchiare il potenziale di leadership di leader abili che con successo possono dirigere varie organizzazioni e vari sistemi. Alcuni di questi uomini e donne, esperti e impegnati nelle loro professioni, Saranno i leader della trasformazione di cui abbiamo bisogno per creare la sinergia di energia che ci serve. Si tratta di religione o di abracadabra? Questa non è religione. Ecco cosa dice sull'ecumenismo. Sento davvero che queste persone sono fratelli e sorelle nella famiglia di Dio. Sto cercando di costruire punti con la Chiesa ortodossa, di costruire punti con la Chiesa cattolica, con la Chiesa anglicana, dicendo che cosa possiamo fare insieme che non siamo stati capaci di fare da soli. Sull'interfideismo, la Chiesa è più grande di qualsiasi organizzazione nel mondo. Poi si aggiungono i musulmani, gli indù, tutte le varie religioni e si usano le case di culto come centri di distribuzione, non solo per la cura spirituale, ma anche per la salute. Stiamo spostando l'attenzione sulla teologia basata sui bisogni, sui bisogni dell'uomo. Ma la teologia parla di Dio. Teos, Dio. Vado in chiesa per lodare Dio. Se venite in chiesa per riempirvi la pancia, siete un pesce da allevamento, non un cristiano. Se venite in chiesa per lodare Dio e vi riempite anche la pancia, questa è fede. Se il concetto viene capovolto, allora si parla di presunzioni. Poi parla del piano Peace. Piano Peace, interessante. Il piano Peace è uno sforzo massiccio per mobilitare un miliardo di cristiani nel mondo verso un tentativo di collegamento tra Chiesa e Chiesa. Il piano Peace è un tentativo condotto da un piccolo gruppo. Ne abbiamo parlato l'altra volta? Per attaccare i giganti globali del nostro tempo. E quali sono questi giganti globali che dobbiamo attaccare? Il vuoto spirituale, la leadership corrotta, la povertà, le malattie e l'analfabetismo. Scusate, ma questo è un programma sociale, non una religione. Se volete far conoscere alle persone Gesù Cristo e la salvezza attraverso di Lui, allora per favore usate la Bibbia. Questo è il programma Peace, il programma definitivo per le Nazioni Unite e per tutte le Chiese del mondo, verso una spinta finale chiamata Peace. E la Bibbia dice, quando diranno Pace, Pace, allora ci sarà una distruzione improvvisa. Continuiamo. Questi giganti globali sono attaccati in modo olistico prima nella comunità locale della Chiesa, che chiama Gerusalemme, poi nelle comunità vicine, che chiama Giudea, poi nell'area regionale attraversando le barriere culturali, che chiama Samaria, fino ad arrivare a un livello globale, il mondo intero. Rick Warren ha detto ripetutamente: Questo è il motivo per cui Dio mi ha creato. Tutto ciò che ho fatto è stato semplicemente la preparazione per il piano Peace. Questo è il modo in cui si raggiunge il cuore di Dio per il mondo. Guardiamo questo piano Peace, è affascinante. In una conferenza mirata allo scopo, Warren ha affermato: Il piano Peace sarà una rivoluzione per la cristianità globale. E immagino uno stadio pieno di gente che sta dicendo a Dio che faranno qualsiasi cosa necessaria per stabilire il regno di Dio sulla terra come in cielo. C'è un problema al riguardo. Di chi è questa teologia? È la teologia dei cattolici romani. Non è teologia biblica. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Sì, stiamo cercando il regno di Dio. Ma il regno di Dio verrà solo quando le strutture e gli imperi di questo mondo verranno spazzati via. E non avremo un regno di Dio governato da Gerusalemme qui su questo pianeta. Il piano PS di Rick Warren, P, sta per piantare chiese. E, equipaggiare i leader. A, assistere i poveri. C, curare i malati. E, educare la futura generazione. Che cosa manca? Non viene citato Cristo. Non viene citato il Vangelo. È un programma sociale. Non abbiamo bisogno di chiamarla adorazione. Questa non è adorazione. Gli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU. Diamo un'occhiata. Corrispondono ai cinque punti del piano PIS. Il pastore Warren delinea una visione globale. Nel ventunesimo secolo stiamo diventando globali e mobilitando la Chiesa americana per dare un aiuto a livello internazionale. Il presidente Kagam ci darà il benvenuto in Ruanda per un progetto congiunto tra governo, aziende e Chiesa, dove l'abbiamo già sentito. Chi era qui per la conferenza sui principi sostenibili e trasmissibili? Avete mai sentito qualcosa del genere? È fascismo. Qui abbiamo il fascismo in azione. Domanda: Come faranno i Saddleback ad affrontare questi grossi problemi? Risposta: Con il piano Peace. P significa e poi ripercorre tutto il rituale. Domanda: Qual è la vostra maggiore speranza? Risposta: Una seconda riforma. La prima è stata sul credo. Questa sarà sulle opere. È quello che la Chiesa dovrebbe fare in questo mondo. Lo faremo per il nostro popolo. Scopo, comunità, mondo. Quindi questa è una nuova riforma. E così ho pensato: hanno un piano peace. E anche noi dovremmo avere una nuova riforma. E da qui è nata l'idea. Ora guardate gli obiettivi di sviluppo del millennio e il piano Peace di Warren. Piantare chiese, sviluppare una collaborazione globale per lo sviluppo. Queste chiese sono in collaborazione per lo sviluppo. Equipaggiare i capi dei servitori, lifelong learning. Assistere i poveri, eradicare l'estrema povertà. Curare i malati, ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute materna, combattere HIV, AIDS. Educare la futura generazione, ottenere l'istruzione primaria universale. Sono uguali? Perché? Perché sono dello stesso autore. E chi li dirige dal Tempio della corona? I Gesuiti. Quindi questa è una mega controriforma dei Gesuiti. Ecco gli obiettivi di sviluppo del millennio. Un evento di alto livello sugli obiettivi di sviluppo del millennio. Dove avrà luogo? I leader mondiali si riuniranno a New York il 25 settembre 2008. Significa ora. Gli otto obiettivi di sviluppo del millennio, che partono dal dimezzare la povertà a bloccare la diffusione di HIV-AIDS e a fornire un'istruzione primaria universale, tutto entro la data finale del 2015. Siamo nel periodo finale, tutti sono a bordo. La Chiesa reciterà il suo ruolo, i governi reciteranno i loro ruoli, la grande industria reciterà il suo ruolo e tutti insieme conquisteremo il mondo. Fase 4, la genesi finale. Questo è il quarto passo. Formazione spirituale. La formazione spirituale. Parliamo di formazione spirituale. La formazione spirituale è la moda. La formazione spirituale sta arrivando in città e sta arrivando in chiesa. E ci preavverte. Cosa dice? Ci preavvisa. Diamo un'occhiata alla formazione spirituale. Parliamo di Taylor de Chardin. Prima di tutto vediamo le sue credenziali. Chi era? Un gesuita. Era il mega uomo delle Nazioni Unite, responsabile della spiritualità, la quale è una spiritualità gesuita. Taylor è il futuro dell'uomo, edito da Thierry. È un libro che parla di Taylor. Raccoglie trattati di esperti che coprono una gamma di discipline e prospettive che riflettono sull'eredità di Taylor per il mondo globalizzato di oggi. Queste persone erano mega pensatori di questo filone di pensiero. Taylor sognava un'umanità che si fondeva in Dio e dove ognuno realizzasse il proprio bene al punto Omega. Questa credenza ha ispirato molti dei leader odierni della New Age. È uno degli scrittori più citati dai leader New Age del mondo. Panteismo. Questo sarà l'omega dell'apostasia. E la formazione spirituale è parte di questa mega apostasia. Ascoltate la sua terminologia. Quando sentite queste parole ricorrenti, tendete le orecchie. Taylor de Chardin parla di filogenetica, di co-creazione collettiva, sforzi combinati, del punto omega dello stadio finale della Terra e dell'uomo, di cosmogenesi. Sono termini interessanti. Il cosmo che si unisce. E di No Genesi, le menti che si uniscono, e il punto di unione della fusione panteistica di tutte queste cose al punto Omega. Taylor dice che qualsiasi cosa non si fonda è male, questa è la nuova spiritualità. Veniamo ammassati come bestiame nella corale comune spinta dalla dialettica hegeliana, dalla filosofia telardiana e dalla paura. Andiamo, No Genesi, dovete cambiare i vostri atteggiamenti separatisti. Vi fonderete in questo nuovo mostro multisfaccettato. Nel multiculturalismo ogni fazione mantiene la sua identità, ma si mescola in una fusione cosmica. I musulmani, i giudei, i cristiani, i neri, i bianchi, gli ispanici, gli asiatici si integreranno tutti senza che una cultura domini sull'altra. Abbiamo bisogno di un nuovo Cristo, svestito della sua identità biblica, sorgerà dalle ceneri per soddisfare i bisogni di tutti. Nel libro Brainwashing, A Synthesis of the Russian Textbook on Psychopolitics, notate cosa usano in politica. L'uomo è già un'aggregazione coloniale di cellule. Cellule. Cellul Cellul gruppi di cellule. L'uomo è un'aggregazione di cellule. Da dove vengono queste cellule? A proposito, da dove viene la parola cellula? Chi l'ha usata per primo? In senso biologico, da Robert Hooke, che guardò nel microscopio, vide un tessuto e disse: Oh, questa sembra una cellula. E la chiamò cellula. E cosa gli ricordava? Le stanzette dei monasteri, il monachesimo, i monaci. Cellule che si costituiscono. Ok, e considerarlo come individuo sarebbe un errore. La malattia potrebbe essere considerata come una slealtà da parte di un organismo verso gli organismi rimanenti. Si può vedere con facilità che la rivolta equivale alla morte, che la rivolta di una parte dell'organismo ha come risultato la morte. Perciò capiamo che non ci può essere nessun compromesso con la ribellione. Ecco perché in un gruppo di cellule non ci può essere ribellione. Bisogna essere soggetti al proprio direttore spirituale. E bisogna obbedire come cadaveri. Chiunque si rifiuti di essere incluso deve essere amputato per il bene comune. Agostino sosteneva un orticoltore pota un ramo marcio per salvare un albero e un dottore amputa un arto malato per salvare la vita. E in questo modo si possono limitare i dissidenti. Questa è la teologia dei cattolici romani. Non si può parlare, dire, pensare. Théodore de Chardin dichiarò: il futuro del mondo, le porte del futuro, l'ingresso nell'ultraumano si schiuderanno a un avanzamento tutti insieme, in una direzione in cui tutti insieme potremo unirci e trovare compimento in un rinnovamento spirituale della Terra. Tutti insieme. Una volta che si raggiunge la completa unità, Cristo, che sarà il punto Omega, comparirà. L'uomo sarà allora più dell'uomo, sarà ciò che Taylor chiama l'ultraumano. Il cosmo verrà trasformato e la gloria di tutto questo regnerà. Malachi Martin. Dovreste conoscerlo, dice che questa è la filosofia di Taylor. Come sappiamo, Taylor poi unisce il panteismo a ciò che chiama la dottrina cristiana e afferma, come sappiamo, la credenza che l'individuo umano non si possa perfezionare o esistere pienamente, eccetto che con l'unione organica di tutti gli uomini in Dio, è essenziale e fondamentale per la dottrina cristiana. Dobbiamo operare questa fusione panteistica. Così la perfezione per Taylor non è raggiunta dall'individuo che diventa tutt'uno con Cristo in un abbandono personale, dimenticando gli altri. No, Taylor dice che l'individuo non si può perfezionare a meno che non avvenga l'unificazione di tutti gli uomini in Dio. È panteismo. Perciò tutte le menti umane devono essere unite in ciò che lui chiama un superorganismo. Dobbiamo avere una teologia del consenso, rimuovere tutto ciò che divide. Per favore, non predicate gli errori di questa dottrina o gli errori di quella dottrina: dividono. Viviamo e facciamo leggi e le chiamiamo discorsi dell'odio. Una convergenza generale di religioni verso un Cristo universale che soddisfi tutti. Questa mi sembra l'unica possibile conversione del mondo e l'unica forma in cui una religione del futuro possa essere concepita. Qui è presente un pensiero gesuita. È Matthew Fox che viene citato in tutte queste pagine di tutte queste organizzazioni di formazione di nuovi mentori. E lo chiama il Cristo cosmico. La venuta del Cristo cosmico è piena di panteismo. La moderna cristianità è stata forgiata dall'incontro della teologia gesuita e della formazione spirituale, guidata dalla direzione spirituale ignaziana, fino a che l'anima sarà frammentata, dipendente dall'incontro e soggetta alla Chiesa. Diventa un imbecille che cammina dietro a qualsiasi leader abbia qualcosa da dire. È orrendo. Documenti del Concilio Vaticano II. Vediamo da dove proviene. Nella formazione della coscienza il fedele deve fare molta attenzione agli insegnamenti sacri e certi della Chiesa. Perché la Chiesa Cattolica è per volontà di Dio insegnante della verità. Non parlate mai contro la Chiesa. L'istruzione della coscienza è indispensabile per gli esseri umani che sono soggetti alle influenze negative e alle tentazioni del peccato, a preferire i propri giudizi e a rifiutare gli insegnamenti autorevoli. È il Concilio Vaticano II. Ecco il motivo per cui, in questi gruppi, non si va mai al di fuori della teologia del consenso. Non potrete mai dire la vostra opinione e non potrete mai sollevare la testa dicendo: Ma, ma questo versetto della Bibbia non dice. No. Non vi ha permesso. Quindi, cos'è la formazione spirituale? Cosa significa? La Bibbia parla di formazione spirituale? No. Romani 12,2: E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Ci serve una trasformazione. Il vecchio peccatore deve morire. Conformato. Cosa significa? Sembrare simili, ovvero conformarsi a un modello. Conformarsi, aderire a chi? A Cristo. La Bibbia parla di Cristo formato all'interno, non che prende forma all'esterno. Figli miei, che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. La vera cristianità segue l'uomo modello. E l'uomo modello è Gesù Cristo, non un qualche direttore spirituale che può avere i suoi problemi. L'uomo modello è sempre Gesù. E questa è la mia guida. Come ho detto prima, posso rimescolare le idee. Posso imparare da coloro che hanno più esperienza di me. Sì, posso. Ma non permetterò mai. Mai che un individuo del genere mi metta in ombra. La Bibbia rimane il mio riferimento e nient'altro. Ora vediamo a cosa ci porta tutto questo. L'Opus Dei. Ricordate, questi sono coloro che vestono quei calzari che inducono dolore. Per seguire Ignazio Loyola, il quale affermava che i dolori devono essere sia interni che esterni e che bisogna castigarsi attraverso dolori indotti e piangere facendo però attenzione a non uccidersi durante il processo. Questo è l'Opus Dei. Il Cammino, una collezione di 999 massime religiose pubblicate da Escrivat. Scusate, Sante Escrivà. Fondatore dell'Opus Dei. 999, giratelo al contrario. Cosa diventa? 666. Ed ecco ciò che dice. Che i veri cristiani devono essere disciplinati e obbedire al direttore spirituale. Punto numero uno. Nella mia lezione precedente vi ho mostrato che nelle note e nei libretti protestanti sulla direzione spirituale erano necessari gli stessi prerequisiti. Sì o no? Assolutamente sì. Quindi questo è stato riportato nel protestantesimo. L'Opus Dei e la formazione. La massima 377 delle 999 afferma. Come acquisire la nostra formazione? Come mantenere il nostro spirito fedele alle norme specifiche che il direttore vi ha dato? Spiegato e fatto amare. Siate fedeli e sarete apostoli. Ops. La formazione spirituale significa quindi Subire un lavaggio del cervello fino al punto in cui si obbedisce, senza pensare, a qualsiasi cosa i leader della Chiesa hanno da dire. Dio ce ne scampi e liberi se arriviamo a questo livello di lavaggio del cervello. 35 Congregazione Generale dei Gesuiti in Vaticano nel 2008. Questi sono gli elettori, il cerchio interno. I vecchi e i nuovi tutti insieme. E la loro formazione spirituale e direzione spirituale si sono infiltrate in tutto il mondo. Il testo dell'omelia del cardinale Frank Rode CM, Nunzio Pontificio, prefetto della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, dato all'apertura della GC35 a Roma. È la Congregazione Generale del Vaticano dei Gesuiti, dove hanno appena votato il nuovo preposito generale dei Gesuiti. E di cosa parlava il discorso? Ci potete illuminare, signore? Ascoltiamo il suo discorso agli elettori. Di sicuro, e necessariamente, durante questa congregazione state portando avanti un lavoro importante, che non è una distrazione dalla vostra attività apostolica. Come insegna Sant'Ignazio negli esercizi spirituali, dovete, con la stessa visione delle tre persone divine, guardare l'intera superficie della terra popolata da uomini, ascoltare lo Spirito, il Creatore che rinnova il mondo e tornare alla fonte per preservare la vostra identità senza perdere il vostro stile di vita, l'impegno a discernere i segni dei tempi, la difficoltà e la responsabilità. Ora la visione si fa più ampia. Non è solo per gli stessi fratelli gesuiti che si fornisce una formazione religiosa e apostolica. Ci sono molti istituti di vita consacrata che, seguendo la spiritualità ignaziana, prestano attenzione alle vostre scelte. Ci sono molti futuri preti nei vostri collegi e università che si stanno preparando per i loro ministeri. Ci sono molte persone, sia dentro che fuori la Chiesa, che frequentano i vostri centri di apprendimento, cercando una risposta alle domande che la scienza, la tecnologia e la globalizzazione pongono all'umanità, alla Chiesa e alla fede. Con la speranza di ricevere una formazione che renda possibile costruire un mondo di verità, libertà, di giustizia e pace. Chi troviamo dietro alla formazione? I gesuiti. E ricordano il dovere di introdurre questo concetto in tutti gli istituti che rientrano sotto la loro influenza. Il vostro lavoro deve essere soprattutto apostolico, con una pienezza universale e umana, ecclesiale e evangelica deve essere fatto ovunque deve sempre essere portato a termine alla luce dei vostri carismi in modo che la partecipazione crescente della laicità sono tutti questi direttori spirituali formati che vi diranno ciò che il capo vuole farvi credere nelle vostre attività non oscuri la vostra identità, ma piuttosto la arricchisca con la collaborazione di coloro che, provenendo da culture diverse, condividono il vostro stile e i vostri obiettivi. La Chiesa sta aspettando una luce da voi per ricreare il sensus ecclesie. Questo è il discorso prima dell'elezione del nuovo generale dei Gesuiti. Gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio sono la vostra specialità. Le regole del sentire come Ecclesie formano una parte integrale ed essenziale del capolavoro della spiritualità cattolica. Formano, così come sono, una fibbia dorata con cui tenere chiuso il libro degli esercizi spirituali. Ed è basato sulle scritture e nella tradizione. La diversità dottrinale di coloro che a tutti i livelli, per vocazione e missione, vengono chiamati ad annunciare il regno di verità e amore. Ecco la missione per i gesuiti stessi, spingere su questo tema, portare il mondo a bordo e persino il nostro nemico finale è sopraffatto dalla formazione spirituale. Chi sono i leader della formazione spirituale oggi nel mondo? Vediamo le connessioni dei gesuiti. Questi sono coloro che vengono citati in tutte le chiese del mondo. Devo ripetere ancora quella parola? Tutte le chiese del mondo. Richard J. Foster, psicologo cristiano. Mm, collegamento interessante. Di fama internazionale e fondatore di Renovare. Foster è il fondatore di un'organizzazione chiamata Renovare che ha un sostegno potente e influente da parte dei leader del mondo cristiano. Il condirettore è William I. Vasveg, un ex pastore luterano. Renovare, dalla parola latina che significa rendere nuovo a livello spirituale, quindi la spiritualità che ha tenuto vivi i cristiani negli ultimi duemila anni ha bisogno di un cambiamento. Vuol dire promuovere il ritorno delle tradizioni meditative e contemplative dei mistici cattolici, del buddismo Zen e della psicoterapia. Diamo un'occhiata: questa è la loro pagina web. Portare la chiesa alle chiese, una vita spirituale equilibrata. Che cosa insegnano? Contemplativa, la vita piena di preghiera. È una parola interessante. Questa è visualizzazione, questa è la teologia di Ignazio di Loyola. Giustizia sociale, la vita compassionevole. Santità, la vita virtuosa. Incarnata, la vita sacramentale. Carismatica, la vita alimentata dallo spirito. Tutte queste cose fanno parte della teologia dell'esperienza. Evangelica, la vita incentrata sulla parola. Ci crederò quando la vedrò. Come va la vostra anima? Il movimento Renovare nutre lo sviluppo spirituale come cuore della giustizia sociale. Come va con la vostra anima? Il nome Renovare significa rinnovare. E di cosa si parla? Formazione spirituale, esercizi spirituali, doni spirituali e atti di servizio. Questa è una nuova religione, ma in realtà è una vecchia religione. È una vecchia falsificazione occulta. Il suo libro, Celebrazioni della disciplina. Eccolo qui. E questo è l'uomo. Il cammino verso la crescita spirituale è disponibile in una guida studio e anche in una serie di 13 video pensati per aiutare i cristiani a sperimentare una trasformazione autentica attraverso l'impegno nelle classiche discipline spirituali cristiane. Che cosa avete in mente per noi, signore? Come facciamo? Dice, è passata abbastanza acqua sotto i ponti dalla formazione spirituale cristiana. È diventato un termine famoso, tutti sanno cos'è adesso, non siamo più al momento in cui non sapevamo cosa fosse. Inizialmente era in relazione agli ordini cattolici. Oggi è raro che una persona non abbia mai sentito il termine. I seminari di formazione spirituale proliferano come coniglietti. Hai ragione, amico mio. Moltissime persone cercano di essere certificati come direttori spirituali per rispondere alle richieste di migliaia e migliaia che desiderano una direzione spirituale. E più. Spiritual Formation, a Pastoral Letter di Richard Foster. Forza, abbiamo bisogno di questo nel mondo. Il ministro Quacchero, ecco chi era. Richard J. Foster ha pubblicato Celebration of Discipline, The Path of Spiritual Growth, accolto da Christianity Today come uno dei dieci migliori libri del XX secolo. Voglio sapere di che si tratta. E votato dai lettori della rivista come il terzo libro più influente dopo la Bibbia. È qualcosa di abbastanza potente. Siete d'accordo? Una cosa abbastanza potente. Ma leggiamo cosa Albert James Dagger di Media Spotlight commenta su questo. Purtroppo, tutto ciò a cui servono questi esercizi è esporre la persona alle influenze demoniache che calmano la sua coscienza con una sensazione di euforia e persino di amore, che viene emanata dalla presenza che ha invaso la loro coscienza. Questa euforia convince la persona di essere sulla giusta strada spirituale. Può avere come effetto delle visioni, delle esperienze extracorporee, delle stigmate, la levitazione, persino la guarigione e altri miracoli apparenti. Ecco dove stiamo andando. Che cosa insegna Richard Foster? Citazioni da Richard Foster. Il mondo interiore della meditazione è reso più semplice attraverso la porta dell'immaginazione. Dove l'abbiamo letto? Negli esercizi spirituali di Loyola. Ok, questo è il terzo libro più influente dopo la Bibbia. Oggi non riusciamo più ad apprezzare il suo potere tremendo. L'immaginazione è più forte di ogni altro pensiero concettuale e più forte persino della volontà. In Occidente, la nostra tendenza è quella di deificare i meriti del razionalismo, e ha dei meriti, che ci ha portati a ignorare il valore dell'immaginazione. Entriamo ora nell'atto di contemplare senza immagini. Esploriamo questi concetti. Radicato nei sensi. Gesù ha insegnato in questo modo, facendo costantemente appello all'immaginazione e ai sensi. Nella sua autobiografia, oh, questo è interessante. C. G. Jung descrive quanto sia stato difficile per lui umiliarsi, e una volta ancora gioca con l'immaginazione di un bambino. Qui entriamo nella psicologia, negli esercizi spirituali, nella demonologia. E chi viene elogiato? Richard Foster prosegue. Ignazio di Loyola, nei suoi esercizi spirituali, incoraggia costantemente i lettori a visualizzare le storie del Vangelo. Chi sono queste persone? Sono persone formate dai gesuiti o gesuiti stessi che stanno portando una nuova spiritualità a tutte le chiese del mondo. Questo è il nemico di Cristo che viene a distruggere la vera cristianità protestante. Ogni contemplazione che ebbe aveva come scopo l'apertura dell'immaginazione. È contro Ignazio Di Loyola qui? No, è a favore. Ha persino incluso una meditazione chiamata applicazione dei sensi, la quale è un tentativo di aiutarci a usare tutti e cinque i sensi mentre immaginiamo gli eventi del Vangelo. Quindi state seduti nella vostra stanza, dite i vostri mantra, con le vostre stupide preghierine del respiro. Fino a che i vostri occhi non iniziano a fare i cerchi, 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 e poi visualizzare il posto. Vedete dove siete, e poi lo toccate, lo assaggiate, lo annusate, lo vedete fino a che non permea tutto il vostro essere, diventa una realtà e parlate con un'entità che vi parla e vi dice qualsiasi cosa che vuole mettere nella vostra testa ipnotizzata. Celebration of Discipline reintroduce la Chiesa ai cosiddetti maestri della vita interiori. Scusate, ma chi sono i maestri della verità spirituale? Come Foster ama chiamare i mistici medievali? Dichiara che solo loro hanno scoperto la chiave per la vita spirituale. E chi sono questi esempi che dobbiamo seguire nella nostra contemplazione? Oltre a Ignazio di Loyola, cita Meister Eckhart. Meister Eckhart è l'esempio migliore. Oltre a Loyola, ovviamente. Un monaco domenicano che visse nel XIII e XIV secolo insieme ai grandi mistici cattolici romani, come Teresa d'Avila, Giovanni della Croce, i Julian di Norwich, eccetera. Thomas Merton. Foster cita e si riferisce a Merton almeno in nove occasioni separate in Celebration of Discipline. Era un cattolico romano del XX secolo che si era così tanto immerso nel buddismo e nell'immaginazione contemplativa e nell'unità tra Cosmo e Nirvana? Questa è una nuova religione. La categoria finale delle discipline è quella generale. Foster afferma che la prima disciplina generale è la confessione. Foster sostiene la posizione della Chiesa cattolica romana, completa di penitenza e assoluzione. Quindi bisogna fare la penitenza. Stiamo quindi entrando pienamente negli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola. Spero non decidiate di impiccarvi dopo esservi picchiati a morte. Perché no? Perché Dietrich Bonhoeffer ci assicura che quando vado da mio fratello per confessarmi vado da Dio. E Foster vuole che sappiamo che la sicurezza del perdono è sigillata nello Spirito Santo quando viene espresso dal nostro fratello o sorella nel nome di Cristo. Quindi ora, nei gruppi Cellula, siete incoraggiati a confessarvi al vostro mentore. Perché il gruppo è formato da 12 persone, diventa l'Alter Cristo. Abbiamo il cattolicesimo romano e abbiamo generato una moltitudine di preti che si fanno chiamare direttori spirituali, controllano la vostra mente, si assicurano che non vi alziate e pensiate da soli, e schiacciano sotto i piedi tutto ciò che assomiglia al dissenso. Una volta, mentre stavo ricevendo la confessione di una signora, lei mi guardò e vide sovrapposti ai miei occhi gli occhi di un altro, che le trasmettevano un amore e un'accettazione che le sollevò dal cuore il fardello. Questo è il peccato. La Bibbia dice di confessare le nostre colpe l'uno all'altro. In altre parole, io vado da mio fratello e gli dico, fratello, mi dispiace averti ferito, mi dispiace averti fatto questo e quest'altro, mi perdoni, va bene. Posso anche andare da un mio amico e dirgli: Sto davvero facendo fatica col mio carattere, puoi pregare per me. Va bene. Ma la nuova traduzione non dice le colpe, cosa dice? Confessate i vostri peccati in un l'altro. Ci sono dei grossi problemi in merito. Portate i vostri peccati a Gesù: È lui l'unico che può perdonare i vostri peccati. Quindi questo rientra bene nel pacchetto. La sua ultima disciplina è la celebrazione. Eccoci qui a esprimere la gioia per tutto ciò che abbiamo imparato nel libro, persino la partecipazione nella santa risata. Facciamoci una risata tutti insieme. Il terzo libro più influente. Mentre entrate nella storia, per favore notate cosa dice. Potete portare Gesù in vostra presenza, non come osservatori passivi, ma come partecipanti attivi. Immaginatevi nella scena. Ricordate che siccome Gesù vive in eterno e non è soggetto al tempo, questo evento nel passato costituisce un'esperienza nel presente per lui. Per questo potete davvero incontrare Gesù vivente nell'evento, essere apostrofati dalla sua voce e toccati dal suo potere di guarigione. Può essere più di un esercizio di immaginazione, può essere un confronto genuino. Gesù Cristo verrà davvero da voi. Cosa abbiamo qui? Questo è occultismo al massimo livello. E questo è ciò che si fa nel mondo dell'occultismo. Si evocano gli spiriti. Gesù ha detto, vado a preparare un posto per voi e tornerò, così che anche voi possiate stare dove sono io. Non ha detto che avrebbe fatto abracadabra con le vostre menti. Per fede, accettate che è in quel luogo. Il suo libro Celebration of Discipline originariamente conteneva le parole New Age a pagina 170, ma poi furono cambiate per evitare critiche. Noi della New Age possiamo rischiare di andare controcorrente, divenne noi che seguiamo Cristo possiamo rischiare di andare controcorrente. Foster incoraggiava i viaggi astrali. Una quarta forma di meditazione ha come obiettivo di portarvi in una comunione interiore profonda con il Padre. Dove lo guardate, lui vi guarda. Nella vostra immaginazione, pensatevi mentre camminate in un bel sentiero nel bosco. Prendete tempo, permettete ai rumori delle vostre moderne megalopoli di sbiadire e di essere sostituiti dal suono delle foglie che si muovono e dai ruscelli freddi di montagna. Foster continua, dopo un po' avrete un desiderio sempre più forte di andare nelle regioni più alte, oltre le nuvole. Nella vostra immaginazione lasciate che il vostro corpo spirituale, che brilla di luce, si stacchi dal vostro corpo fisico. Guardatevi indietro in modo da potervi vedere sull'erba e rassicurate il vostro corpo che tornerete immediatamente. Io l'ho fatto quando ho seguito la formazione New Age di mio suocero, si chiama Obe. È occultismo. Si esce dal corpo, si va in cielo, si sperimenta ciò che si vuole, si cammina. È una forma ipnotica, non è realtà. È una bugia, è ipnosi. E lui dice di farlo. Questa è la nuova spiritualità. Non voglio farlo, non voglio leggere, mi fa stare male. Foster insegna il misticismo New Age, il panteismo. Dopo aver ottenuto una certa abilità di concentrazione, aggiungete da 5 a 10 minuti di meditazione. Non prova che ciò che sta dicendo sia la stessa cosa? Su alcuni aspetti della creazione. Scegliete qualcosa nel creato, alberi, piante, eccetera, e poi entrate a fare parte del tutto in questa fusione cosmica. Gran parte delle discipline spirituali di Renovare includono la meditazione sugli scritti di alcuni maestri spirituali selezionati. Chi sono questi maestri spirituali? Eccoli dalla loro pagina web. San Francesco, Santa Caterina, Santa Teresa, l'altra Santa Teresa, San Giovanni della Croce. Questi sono gli esempi di cristianità. Siamo tornati al cattolicesimo romano. Questa è una controriforma. Questa è opera dei gesuiti. Ora cerchiamo di essere assolutamente sicuri e non di tirare a indovinare. Dobbiamo essere precisi nelle nostre ricerche perché il livello di criticismo sarà elevato. Is the Queste sono le pagine web gesuite. Chi promuovono? Promuovono Richard Foster. Questo proviene da www.jesuitvolunteers.org Quindi i gesuiti volontari ordinano cosa deve essere letto. Per piacere, leggete i libri seguenti. Simplicity, The Art of Living. Rich Christians in an Age of Hunger. Questo è un libro molto interessante e leggibile, pieno di fatti e numeri sull'avidità globale e sullo spreco. Questo contiene anche una dottrina sociale. Freedom of Simplicity di Richard Foster. Le pagine web dei Gesuiti dicono agli studenti Gesuiti di leggere Richard Foster. Grazie mille. Questo mi dice di non leggerlo. Il DVD Be Still. È stato pubblicato nell'aprile del 2006. Citazioni dal DVD: Una delle cose più grandi che fa il silenzio è di darci un nuovo concetto di Dio. Sedetevi come un buddista, incrociate le gambe e spegnete il cervello. E quando avete il cervello fuori uso, ascoltate la voce inizierà a parlare. La cosa meravigliosa della preghiera contemplativa è che si può trovare ovunque, da tutte le parti e in qualunque momento per tutti. Diventiamo un santuario portatile. In questo modo viviamo la nostra vita, ovunque sia, consapevoli della bontà di Dio, della presenza di Dio. Oh Maestro Divino, insegnami questo linguaggio muto che dice così tanto. Non dire niente, svuota la mente, ti viene detto tutto. William con condirettore con Richard Foster. The Shalem Institute for Spiritual Formation, Washington DC. Interessante, lavorano tutti insieme. Commenti da Albert James Dagger. L'obiettivo è di spostarsi dalla comunicazione conscia con Dio ad essere in sua presenza, come la mette Bill Vasvig. L'equivalente buddista dell'essere in presenza corrisponde al raggiungimento dell'illuminazione totale e alla fine del nirvana. Non devo leggere altro. Questa è la meditazione Zen, la quale è un'antica pratica occulta. Non c'è da meravigliarsi se tali religioni siano collegate. E il buddismo, con tutte le sue contemplazioni e altre attività, deve diventare popolare. Il Papa Benedetto XVI con i buddisti, il 17 aprile 2008, all'incontro interfideistico. Notate che fa anche le stesse cose. Qui sta ricevendo le nuove ideologie, nuovi pensieri. Chi ha creato queste idee all'inizio? Chi sta dietro il Dalai Lama? Chi gli dà il potere e l'autorità? Come esiliato, nessun altro se non queste organizzazioni, le istituzioni romane cattoliche. Per favore notate che qui c'è un incontro buddista. Qui c'è una statua di Buddha. E per favore notate questa piccola immagine. Chi è quel piccolo individuo che si inchina a una statua di Buddha? Eccola qui ingrandita. Chi è? Madre Teresa. Non si fa problemi a inginocchiarsi davanti a una statua di Buddha o una statua di Cristo in quanto sono icone e non cose reali. Qui abbiamo il monaco buddista vietnamita Thich Nhat Hanh che ha riempito lo stadio dell'università. Quale università? Di Loyola. Interessante. Per introdurre agli studenti gli esercizi buddisti. Un prete cattolico prega in un monastero buddista. Diffondiamo questa spiritualità nel mondo. E questo bel gentiluomo? Il prete cattolico gesuita P. Saju George dall'India esegue una danza hindù chiamata Bharatan. Afferma che offre uno slancio verso la parola di Dio in forma tangibile. Perciò possiamo danzare durante i momenti di spiritualità e tutto diventa tangibile, toccabile e tutti si esaltano così tanto nella spiritualità che questa viene migliorata. E quindi le suore iniziano a fare uh e uh, uh. In linea col Concilio Vaticano II, hanno trasformato ciò che era vecchio in qualcosa di nuovo. Ora passiamo alla Shalem homepage. Sapevate che questi istituti sono gli unici posti dove è possibile essere formati per diventare direttori spirituali? Non si può andare nella propria chiesa per ricevere questa formazione, perché non va abbastanza bene. Sono necessarie persone addestrate dai gesuiti, che vi formino per diventare buoni leader di formazione. Allora vediamo cosa insegnano allo Shalem Institute, dove vengono formati gran parte dei direttori spirituali. Consiste in formazione come guida spirituale. Formazione come leader di ritiri, programmi di approfondimento spirituale, direzione spirituale di gruppo, ascolto sacro, leadership contemplativa, fluire insieme. Vedete questa no-genesi? Questa u-genesi? Non fatemi dire cose che non dovrei. Qui c'è questo bel gentiluomo che è il fondatore di queste organizzazioni, vestito adeguatamente di nero. Alcuni pensieri del fondatore ed esperto di Shalem, Tilden Edward. Ne leggo un pezzo. Il cuore è un posto pericoloso per le nostre menti, perché siamo dipendenti da qualcosa, oltre il nostro controllo e comprensione mentale. Il nostro ego costretto viene relativizzato con questo essere più grande. Per favore, predicate Gesù. Il lavoro di Shalem include anche il canto, la pratica della preghiera corporea. Interessante. Qualcosa come il Reiki e il Quakerismo. Un maestro tradizionale di Reiki che allinea e affina i centri di energia dello studente. Alla fine di questo processo, la forza universale della vita viene amplificata quando viene attirata nelle mani. Questo è occultismo. I nostri corpi hanno un vocabolario. Una semplice preghiera del respiro. Una semplice preghiera del corpo. Una benedizione per il corpo. Riuscite a immaginare. Notate le parole chiave, le sentirete. Stanno arrivando a noi in modo potente. Ecco come funziona la preghiera corporea. Che il vostro corpo sia benedetto, che possiate capire che il vostro corpo è un amico fedele e bello per la vostra anima. E che possiate essere in pace e gioia e rendervi conto che i sensi sono delle soglie sacre. Che possiate realizzare che la santità è pensierosa, osservatrice, sente, ascolta e tocca. Che possiate sperimentare tutte queste cose. Il sito web dell'ignoto è dedicato al misticismo cristiano, alla spiritualità interfideistica, alla saggezza celtica, alla teologia emergente, prodotto dello Shalem. Carl McCallman insegna preghiera contemplativa e diffonde il misticismo nella religione. Ecco quello che fa, nell'abbandono dei principi protestanti. Abbandoniamo e andiamo verso qualcos'altro, verso una danza sacra. Sta succedendo sempre di più nel nostro mondo? I dervisci rotanti della Turchia. La danza sacra di Mevlevi Sufis. Qual è il suo scopo? Apre le porte a questa attività. Qui abbiamo una variante islamica. Notate il vestito, l'abito bianco, i bei movimenti e tutte queste cose. La vera ragione per cui alcuni evangelici disprezzano la preghiera contemplativa? Dice questa pagina web. Ecco un articolo interessante dal Courier Journal di Louisville, Kentucky. David Harris, un ex ministro battista, il mese prossimo verrà ordinato sacerdote cattolico. Perché? Perché la preghiera contemplativa cambia la mente. Sposato, ex ministro battista diventa un prete cattolico. Ex battista sposato diventa prete. Non ha mai pensato che la sua conversione al cattolicesimo di sei anni fa fosse un rifiuto della fede battista che l'ha nutrito dall'infanzia. Si praticano queste cose e ci si conforma. Lo Shalem Center pubblicizza la danza sacra e l'interazione multireligiosa. Danze di pace universale. E ci sono tutti questi reverendi, dottori e altri. Cantate la pace universale nel mondo e costruiamo la tenda di Abramo, Agar e Sara. Che significa? Che tutte le religioni si fondono insieme e abbiamo dialogo religioso, coalizioni per l'azione sociale. Si ottiene un Vangelo sociale e viene strappato il cuore di tutto il contenuto della Bibbia. Missione Sacra, la nostra associazione sacra. L'associazione della danza sacra promuove la danza sacra come preghiera e come mezzo di crescita spirituale, di connessione col divino e di integrazione di menti, corpo e spirito. Intendo dire, è fantastico. E chi sarà il mega ballerino del mondo? Il Papa. Qui c'è la sua squadra di danzatori. Immaginatevelo. Stadio Olimpico di Roma. Un gruppo di 1200 giovani donne esegue una danza sincronizzata davanti a Giovanni Paolo II durante il Giubileo degli Sportivi sponsorizzato dal Vaticano. Si stima ci fossero 100.000 persone allo stadio per salutare il Papa. E quindi abbiamo Sant'Alfonso Liguori, Chiesa Cattolica di St. Louis. Si fa chiamare una chiesa rock. Qui ci sono questi danzatori sacri che danzano sull'altare ballare in Lussemburgo, le ragazze danzanti dell'arcivescovo Niederauer. E questa è la danza avvenuta quando Papa Benedetto ha celebrato una messa negli Stati Uniti allo Yankee Stadium. Danze spirituali. Da dove vengono tutte queste cose? Centro metodista per la formazione spirituale. Ora vorrei che vi svegliaste. Andiamo su un sito protestante e vediamo fino a che punto è arrivato il marcio. Mi sembra giusto. Questa è la pagina web dei metodisti. Formazione spirituale. Gli incontri di formazione sono un giorno o un ritiro di un weekend pensati per soddisfare gli interessi e i bisogni di coloro che cercano un approfondimento nel viaggio spirituale. E quando avverrà questa formazione, notate, il programma verrà tenuto per quale anno? 2008-2009? Cioè ora? Il labirinto della preghiera. Incontrare lo Spirito Santo nel viaggio interiore. E impariamo la storia del labirinto e uniamoci ai visitatori fratelli nel cammino del labirinto della preghiera. Una pagina metodista. John Wesley non si rivolterebbe nella tomba? Si rotolerebbe se potesse. Una pagina metodista. Spiritualità monastica. Il monachesimo e la spiritualità sono sempre stati due lati della stessa medaglia. Negli ultimi decenni, molte comunità monastiche sono spuntate perché le persone erano stanche della religione formale e cercavano una comunione più intima con Dio. Stiamo diventando frati? e monache l'adorazione di Taizé Taizé è molte cose un piccolo villaggio nel sud ovest della Francia il nome della sua comunità monastica ecumenica residente si va in questo luogo e si cantano i canti di riconciliazione metodisti un'introduzione all'iconografia abbiamo bisogno delle icone nella chiesa di piccole statue abbiamo perso la nostra identità Esplorate le antiche tradizioni di icone attraverso gli occhi di un iconografo e artista e capite e sperimentate come le icone possono aiutare la contemplazione e la preghiera. Che cosa dice il secondo comandamento? Lo proibisce. È cattolicesimo romano questo o no? Viene dai gesuiti o no? Scrivere attraverso l'immaginazione attiva. Avete sempre pensato che vi sarebbe piaciuto scrivere, ma siete sempre finiti a fissare una pagina bianca? Teniamo tutto questo, il benessere e la salute. Pensiamo che i seguaci della New Age siano migliori di noi. Guardiamo il sito della Chiesa Presbiteriana. Che cos'è la formazione spirituale? La formazione spirituale è l'attività dello Spirito Santo che modella le nostre vite a somiglianza di Gesù Cristo. Questa somiglianza è un'intimità profonda con Dio e una compassione genuina per tutta la creazione. Sembra positivo. Lo Spirito non solo lavora con le vite degli individui, ma anche nella Chiesa, modellandola nel corpo di Cristo. Collaboriamo con l'opera dello Spirito attraverso alcune pratiche che ci rendono più aperti e ricettivi al tocco dello Spirito. Uh, discipline come l'osservanza del sabato, opere di compassione e giustizia, discernimento, lode, ospitalità, amicizie spirituali e silenzio contemplativo. I presbiteriani, Calvino impazzirebbe. Camminare su un sentiero sacro. Unitevi per un meraviglioso viaggio nel cuore del centro sacro, ovvero nelle cattedrali. Attraverso una serie di workshops e formazioni di vostra scelta, esplorerete gli architipi storici. Vi unirete ai santi del passato, tutti i santi cattolici romani. L'uso del labirinto come mezzo. L'arte del labirinto. Eseguirete riti, meditazioni, lezioni, arte, musica e cerchi sacri. Cosa vogliono dire tutte queste sciocchezze? Parliamo dei cerchi sacri. Questo è il labirinto. Entrate nel labirinto e trovate la vostra spiritualità, non sapendo dove andare. Accendete le candele. E avete i vostri piccoli rosari per la preghiera. A proposito, chi usa rosari come questi? La Chiesa Cattolica Romana? La Compagnia dei Cerchi Sacri? Questo è ciò che offre la Chiesa Presbiteriana. È una collaborazione esaltante e innovativa che offre materiali essenziali, guida e informazioni per nutrire la pienezza spirituale. Siamo specializzati in risorse per la cura dell'anima. Labirinti, piccoli gruppi di studio, ritiri, workshop, aiuti per la meditazione e la preghiera, e mentoring per pellegrinaggi individuali. Queste persone sono matte. Le dodici pratiche celesti della nuova Chiesa: Calma. Distacco, umiltà, silenzio, discernimento, guarigione, solitudine, devozione, santità, semplicità, piacere, celestialità. Viene detto qualcosa sulla salvezza in Gesù Cristo qui? Dio sta facendo una cosa nuova, Dio sta creando una nuova Chiesa per una nuova era, ora, e ne dobbiamo far parte. Abbiamo bisogno di spiritualità e pratica. Citano l'ufficio presbiteriano per la formazione spirituale. Vengono offerte buone definizioni e molte risorse. Studiate ciò che dicono queste persone: Sigillo contro formazione. Apocalisse 7,3: Dicendo: Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio. Isaia 8,16 Chiudi questa testimonianza, sigilla questa legge fra i miei discepoli. Vi leggo questo citato da un libro chiamato Maranatha. Non appena il popolo di Dio riceverà il sigillo sulla fronte, non un sigillo normale o un marchio che si può vedere, ma una deposizione della verità, sia intellettuale che spirituale, così che non si possano rimuovere. Non appena il popolo di Dio riceverà il sigillo e sarà pronto per la distruzione, verrà. Infatti, è già iniziato. I giudizi di Dio sono ora sulla terra per dare un avvertimento, in modo che possiamo sapere cosa stia arrivando. Si avvicinano velocemente i giorni in cui ci sarà una grande perplessità e confusione. Satana, vestito con vesti da angelo, ingannerà, se possibile, gli eletti. Ci saranno molti dèi e molti signori. Ogni vento di dottrina soffierà. Vorrei dirvi che la formazione spirituale è la contraffazione del sigillo di Dio. La deposizione della verità, così che non si possa essere scossi. E dobbiamo studiare la Bibbia come non abbiamo mai fatto prima. Dobbiamo attaccarci a ciò che è vero e giusto. E dobbiamo attaccarci alla testimonianza dataci da Dio. Così da non cadere in queste trappole. E queste trappole vengono preparate in tutto il mondo. Non mi serve una formazione abracadabra, mambo-jambo. Mi serve camminare con Gesù Cristo. E questo è ciò di cui ho bisogno. Alice a Bailey ha previsto ciò che chiamava la rigenerazione delle chiese. Il suo fondamento logico era la Chiesa cristiana nei suoi tanti rami può lavorare come Giovanni Battista, come voce che grida nel deserto e come nucleo attraverso cui l'illuminazione del mondo deve essere portata a compimento. Non mi serve quel tipo di illuminazione. Galati 2:20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede dal Figlio di Dio, che mi ha amato. E ha dato se stesso per me. La controriforma gesuita è quasi completa. Ha poche, molte poche mani sciolte che deve ancora raccogliere. Attenti a non essere riuniti tra queste mani sciolte. Isaia 64:8. Tuttavia, o oh Eterno, tu sei nostro Padre. Noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi. Noi tutti siamo opera delle tue mani. Appartenete a Dio. Non appartenete a nessuno su questa terra, non appartenete a vostro marito, non appartenete a vostra moglie. Appartenete a Dio. Siete responsabili davanti a Dio per ciò in cui credete e per ciò che mettete in pratica e nessuno, nessuno... Ha il diritto di fondere il carattere di qualcun altro nel proprio. Questo è controllo. I fanatici del controllo fanno questo e utilizzano programmi neurolinguistici e qualsiasi tecnica usino non è da Dio. Geremia 18,6 «O oh casa d'Israele, non posso io fare con voi come ha fatto questo vasaio?» dice l'Eterno. «Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così siete voi nelle mie mani, o oh casa d'Israele». La formazione spirituale è una trasformazione che deve avvenire nelle mani dell'unico di cui vi potete fidare e non permettete a nessuno di rubare il vostro sigillo.